Vecchie rocce, bentornati in Max Payne 3. E dopo questo periodo di pausa per le vacanze estive del 2014, continuiamo gli ultimi livelli appunto di questo fantastico gioco. Gioco. Allora, eccoci qua in questo schifo di hotel. Beh, sicuramente deve essere un 4 stelle italiano. Da, come sputtanare il turismo della propria del proprio paese. Comunque abbasso un attimo mentre andiamo avanti in questo putrido lerciume che vedete, e parliamo un attimo del mio canale Luca Grax 89, sia su YouTube se volete iscrivervi al mio canale, sia sulla pagina Facebook se volete cliccare con un bel pollicione, insomma mettere un mi piace. Tanto mi sto riscaldando, scusate se parlo come se fossi un arabo appena uscito dal carcere di Monopoli. Ah, che battuta, il carcere di Monopoli. Questa è sottile, la capiscono in pochi. Comunque, il mio canale subirà nei prossimi giorni, come avrete già letto, almeno per quelli comunque che seguono i miei video. Attenzione intanto. Oh, bruciano dei corpi. Seguiranno sì, nel mio canale comunque delle modifiche, degli ulteriori cambiamenti che andranno comunque a migliorare non tanto la quantità, perché comunque adesso devo vedere sia anche col lavoro che con soluzioni comunque esterne al canale come regolarli, però proprio la qualità dei video e soprattutto dei giochi giocati, scusate il gioco di parole, i giochi giocati e niente, non mi fai passare. Esamina la barella. Quindi sì, ci sono un sacco di idee, che come sempre i progetti e le idee ci sono, ovviamente il metterle in pratica risulta un po' più difficile, diciamo, risulta un po' più difficile appunto metterle in pratica. Però insomma le idee ci sono qua, mi danno qualcosa magari, se mi danno i medicinali non la vedo bene come situazione. Finito Max Payne inizieremo un altro gioco, sempre, no action no, direi uno stealth, però arriveranno anche nuovi giochi, perché comunque in questo periodo stanno uscendo, ricordiamo, pochi giochi nuovi per qualsiasi console, 360, Wii, Wii U, PC, Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox vecchia, a sto punto Play 2. No vabbè, e penso allora, insomma, aspetterò comunque l'uscita di nuovi giochi come vi avevo preannunciato, quindi li giocherò, non li prenderò tutti, farò dei video speciali appena avrò raggiunto almeno la quota 20 negli iscritti del mio canale. Quindi insomma, se vi interessa vedere determinati video in cui io parlo di un argomento videoludico o un argomento nerd, fatto ovviamente a mio modo, su cui sto lavorando ormai da una settimana e mezzo, diffondete il verbo della pagina di Luca Grax, soprattutto del canale qua. Niente. Che cazzo? Non mi ricordo i tasti. Ah, ecco. Dove sono quei? Ah, eccoli. Facciamogli ingoiare questi proiettiloni da 25 kg l'uno. Ostia, avranno dei problemi a livello diuretico dopo. Devi morire. Allora, qua vedo un quarto di testa colpibile. Qua niente da analizzare, niente di niente. Ma sì, ma stai zitto. Faccio una fotografia. Allora, con fotografia intendo che ti squarto la faccia a metà. Qua devo capire un attimo se si rialza. Sì, un centinaio di proiettili fa, obiettivo sbloccato. Perché nonostante io magari stia rigiocando, attenzione, tentano di farmi il culo. Nonostante io magari l'abbia già giocato, non ho sbloccato ovviamente tutti gli obiettivi, perché cioè, non sono Mandrake, che cazzo stai facendo, si può sapere? Vai, rialzati.
vedo che stai così bene. Ok. Qua? Niente? Ah, ecco. Sì, cambiamo arma assolutamente, perché il fucile qua è troppo lento. Santo Carmine venuto dal mondo, ma... Ok. Non penso che ce la farò mai nella vita. E invece ce l'andava a fare, vai! Ce l'andava a fare. In italiano così lo potete trovare, sì e no, sullo Zanichelli, se vi va bene. Qua. Ah, potevo far esplodere però anche queste. Interessante. Vediamo se. Adios! I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. Beh, nessuno avrebbe notato giustamente un altro buco nella parete. Video? Fei, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. Beh, lo credo anch'io, effettivamente. Nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Ostia, che faccia? Those poor bastards out of there. Get him out of here. Go! Go! Serrano. Serrano? L'uomo che avevamo affrontato in quello scontro epico alla Die Hard in barca. Ostia, ridotto veramente male. Tanto Max Payne continua a modificare l'ambiente circostante. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Bruttissima situazione, allora. Intanto ci curiamo, visto che qua abbiamo trovato dei medicinali, prendiamo questo. E iniziamo a colpirli malamente. Mi dispiace solo per il vetro. Porca boia. Questa pistola penso sia abbastanza debole dalla distanza, quindi... Ma muorici malissimo. La la la. Pam pam pam. Non credo che sia finita. Qua non possiamo trovare nulla di nulla, no. Ok. Interessante. Per un pelo. Dentro la piscina ovviamente non c'è nulla. Eh beh. Oh, 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 attenzione. Che questo qui ci crede tantissimo. Infatti è caduto come un pollo. No, sei morto? Sei morto come un pollo. Sfigato. Allora. Qua se non ricordo c'è un attimo da farsi veramente un culo, perché... Allora, uno l'abbiamo fatto fuori, l'altro vacca boia mi è sfuggito. Ah no! Manca un momento che sento un dolore dietro la skin, madonna! Beh, sicuramente parlano pugliese, perché io sto pazzo? Ma che schifo! Come quanto voglio? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Ammazzalo, Max. Lots of money. I do important research, please! Caraglio! No, no. Caraglio! Ancora lui!
Espera, espera, eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Sembra que lui sia... Sì, ok, è dalla nostra parte. Farà lui il lavoro sporco per noi. Eliminerà il chirurgo che ha fatto tutto ciò. E godo. Così impara, tra l'altro. Va bene. For all Serrano owed me. Un arsenale di armi, ottimo, ottimo. Io questa non me la ricordavo. Anche se è brutta la faccenda, perché sicuramente se mi hanno dato così tante armi, come quando ti danno tanti antidolorifici, arriverà un esercito a tentare di squarciarmi il cranio e a cantare Yellow Submarine mentre muoio, quindi... Sì, ricordavo bene, il C4 attorno a queste colonne rosse che segnalano probabilmente la struttura più debole di tutto il locale, ecco. Continuiamo a metterle. Piazziamo l'esplosivo. Ne mancano due, forse. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get... Abbiamo comunque scoperto la verità che si cela dietro la storia di Max Payne 3, ovvero i corpi che prelevavano dalle favelas, abbassati santi Dio, venivano comunque portati qui per condurre degli esperimenti illegali, e penso sia una verità molto molto pesa. Però Max è qui per questo e per uccidere imbecilli che non si coprono neanche il viso e tentano di spararti, va bene. Ci provo. No, io ci riesco. Non ho tempo comunque di star lì a piangermi addosso. Colpo la testa, così che elimino subito. Tua mamma fa spesa alla Despard. Ma muori, muori. Non so se l'ho colpito in testa. Bel cappello. Chi è il cecchino? Ok. Adesso riprendiamo i nostri strumenti di morte. Esplosivo anche qui. Stiamo mettendo ovviamente l'esplosivo sia nel piano inferiore che in quello superiore, giustamente. Penso che non ci siano più... Ah no, ce n'è uno là. Tanto sta piangendo. Se sentite il mio cane che abbaia perché ce l'ha con il mondo, quindi... è una cosa normale, ecco. Questo dovrebbe essere l'ultimo esplosivo. That was the last of the explosives. I just hope it was enough to bring down the building. Esatto. And all the evil in. Attenzione! Finale del livello, sicuramente. See what this is? Come on, anybody? Wanna be a hero? I got nothing to lose, let's do it! Senhor Neves, what the fuck is your problem, man? My problem? Wonder what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the brothers. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right.
You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? But Janet, you're stealing people's organs! We pay for everything! We have the record! Rendere gli organi della gente tutto registrato, bah. Spero che abbia una partita IVA molto valida. You sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Oh! Attenzione! E vai, caduta mortale. Ok. Vacca boia, che colpo che ho preso, vaffanchiacola. Fanculo, anche te. Cambiamo un attimo le munizioni qua. Attenzione. Sto stronzo malefico. Oh, esploso. Qua abbiamo due medicinali che ci possono essere sempre comunque utili. Vaffanculo! Ragazzi, se aveste visto comunque vecchie rocce la mia faccia, avreste capito quanto è stato grave questo colpo inferto così. Visto che abbiamo tre medicinali, ne prendiamo uno. Sta venendo giù tutto e dobbiamo darci una mossa. Abbassati, figlio di quella santa donna. Non lo riesco a mirare mai. Sta vibrando tutto. Dai. Viene giù tutto. E non è una scena così. Ok. Allora, chi è quello? Sparano in testa! È morto. Vai Max. Una specie di mini boss, anche se in Max Payne non sono mai stati dei veri e propri boss. Was dangerous, friend. I kinda like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. Chi l'ha ucciso? The fuck are you doing here? Lui. I can see that. But why? To save you. Oh, yeah, real hero. Listen, now come with me, Max, to Brazil. A chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I don't know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into losing the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. Andate via di lì. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. Scena americanizzata al massimo. Il locale che, insomma, va giù dopo che l'elicottero è partito, insomma, c'è stata la possibilità per i due eroi di salvarsi. Va bene, fermiamo un attimo il capitolo 13 che faremo domani, grasso, calvo e di pessimo umore. Max Payne. Vecchie rocce, l'appuntamento di oggi è finito. Io sono Luca Grax89. Se il video vi è piaciuto, spolliciatelo. Spolliciate anche la pagina di Facebook Luca Grax89 e iscrivetevi al canale Luca Grax89 su YouTube. E ricordo che quando raggiungerò i 20 iscritti come minimo nel canale YouTube, partirà una serie di video speciali girati da me su un argomento videoludico nerd che tratterò. Adesso sceglierò bene anche quale o quali. Detto questo, ci vediamo domani con il prossimo appuntamento di Max Payne. Ciao vecchie rocce!